ci avevamo proposto come primo ministro, saresti pronto a prendere questa, visto io? Che comunque c'è già Grillo, c'è già Berlusconi, cioè non è che i comici sono gli ultimi arrivati della politica. Saresti pronto, se raccogliamo delle firme, almeno 220 per fare il primo ministro? Io sì. Dopo... Ma quali sono le riforme dei primi 100 giorni? Le prime riforme? Le primissime. Allora. Il Senato, cosa facciamo nel Senato? Tutti a casa! Tutti a casa! Allora, questo è come Battiato. Tutti a casa! Ci sono togli nel Parlamento. Riforma, cioè, io arrivo e vado a casa. Cioè tu vai a casa? Vado a casa, perché... Come il Papa... Tutto da casa, cioè la politica la fanno. Governo on demand. Le riforme le fanno il popolo. Dai, con internet. Con internet, ma vabbè, come Grillo. Allora Grillo, No. Allora ma hai votato Grillo? No, io non ho votato perché dovevo lavorare. Se no votavi Grillo? No, se no non lo so, però siccome avevo talmente tante cose da fare non sono riuscito ad andare a votare. E quindi non ho... Cioè, avresti votato comunque? Ma avresti votato avrei un votato voto valido? E avrei votato... Non lo so sinceramente, forse avrei votato Grillo la prima volta che si è presentato, poi non lo so se avrei contato, ma credo, non lo so. Io una volta ho intervistato Grillo davanti al Viminale e gli avevo consigliato di conquistare le Tremiti, esercitarsi anche militarmente in modo da capire come conquistare l'Italia, dimostrare di poter essere ecosostenibili. Le Tremiti, mi sembra un'isola che non dà fastidio a nessuno, non c'è manco più Lucio Dalla, quindi è un bellissimo posto, sottovalutato. E visto che te appunto sei anche vicino un po' di casa, vuoi lanciare questo appello a Grillo di invadere le Tremiti? Vai alle Tremiti, Grillo, fai il bagno a Cala dello Spido, è bellissimo. Vabbè. Ma dici che veramente uno come... E io avevo chiesto polemicamente, non è come un po' un franchising il Movimento 5 Stelle? Perché alla fine chi assume, diciamo, questa identità di Grillino deve... Cioè, non pensi si chiama Grillino, nel senso, comunque è uno che è molto legato a un leader, no? E questo è un po' parte della società, del brand, del marchio. Il fatto che lui è il proprietario del marchio sembra un po' McDonald's, cioè è una roba che a me mette un po' paura. Solo che purtroppo con me capiti male, perché io non la seguo, cioè la seguo. Cioè te avresti votato lo stesso? Perché io non avrei mai votato, pur seguendo sempre la politica. Caso, perché veramente non la seguo ed è uno dei miei, nella mia italiano medietà si esprime anche nel non seguire la politica, perché mentalmente sono talmente, cioè non riesco a trovare il legame tra la, ed è anche un problema della mia generazione, tra la politica e la vita reale. Cioè io, essendo cresciuto con la TV, non riesco a, cioè vedo questi personaggi. C'era Pasolini una volta. Vedo queste persone che parlano e non, però poi non capisco. C'era un pezzo bellissimo di Pasolini intervistato da Enzo Biagi, dove Pasolini dice: io non sono d'accordo con questo mezzo perché è totalmente antidemocratico, perché mette in alto qualcuno che è quello che è dentro la televisione. Ora tu, che comunque in qualche modo fai parte della televisione e hai conosciuto e avresti la possibilità di conoscere le persone che hanno potere mediatico e quindi politico in un senso lato di costruzione di forma mentale, com'è possibile che non ti interessi di questa cosa? Non ti interessi perché le persone che sono interessate di politica accanto a te non ti piacciono? Perché non ti interessi perché? Perché sono stato cresciuto al disinteresse per la vita pubblica, cioè io sono cresciuto con determinati valori e tra questi valori non c'è la politica, cioè non c'è un legame con la politica. Perché? Perché la mia generazione... Perché vale solo l'economia, cioè vale soltanto il soldo. No, perché vale solo i media, cioè sono cresciuto con i media e non sono stato allevato all'impegno sociale, all'impegno politico, all'impegno ambientale. Poi è vero che da solo, adesso che sto crescendo, cioè che ci sono 35 anni, mi rendo conto che... da solo mi cerco di avvicinare a questi temi, però se io ripasso la mia infanzia, io vivevo con la TV, guardavo i cartoni animati, non mi sono costruito,
non sono stato educato alla vita sociale, alla vita pubblica, all'educazione civica. Ma tipo ambientale, cioè te sai, in Adriatico lì stanno a fare delle cose abbastanza spudorate. Sì, quello più della politica, cioè l'impegno ambientalista lo vedevo più fattibile, cioè perché il pianeta lo vedi, no? L'inquinamento lo vedi. La politica non si vede, cioè non si capisce da piccolo, e quindi se non c'è qualcuno che ti insegna l'educazione civica, considera che era una materia che a scuola si faceva ma era una materia dove te, se vuoi, fai anche un po' il cinico, cioè io non butto le cartacce, ce l'ho tutte in tasca, no? Però quando mi facevo l'educazione civica mi faceva ridere, nel senso, comunque sia, poi non è che sto a parlare con una persona che fa della serietà la sua bandiera, quindi avrei riso pure te, insomma, l'educazione civica quando ti dicono sono ai campanelli, non mi ricordo manco cosa dicessero. No, ma io parlo dell'educazione civica al di là delle cartacce. Delle leggi? Sì, che sì, della politica, io parlo... Ma le leggi sono fatte dalla politica, però. Sì, dovrebbero essere delle materie che ti... come l'educazione civica, cioè l'educazione alla politica, che ti insegnano anche questo, cioè a interessarti del sociale, e anche di chi ti sta... di chi com'è. E nessuno ti ha mai chiesto di... Io sono cresciuto nel massimo disinteresse del... Ma al di là di quello come sei cresciuto, ormai sei cresciuto, no? Cioè non sei più un ragazzetto. Ormai sono cresciuto. E adesso che sei un adulto, come, cioè, qualcuno ti ha mai chiesto di fare qualcosa di politico e tu ci hai pensato? Come ti approcci a questa cosa qua? No, continuo a sbattermi altamente, sinceramente, perché sto lavorando tantissimo in questi ultimi tempi e non ho davvero il tempo materiale di interessarmi, e ho la sensazione che ormai è troppo tardi per informarsi, cioè anche quando vedo 1000 telegiornali, comunque li guardo, ascolto i discorsi dei politici, però trovo sempre un gap tra quello che dicono e poi la realtà, cioè non riesco non vedo un riscontro con il sociale, cioè non vedo un riscontro nella realtà. Ma te hai detto varie volte la parola valori, sei religioso? Sei? Io no, non so. Però nel senso è una parola che non è... Ho una grande carenza di valori, però me li sto cercando di creare. Ah, perché è una parola strana da dire, nel senso non è molto... molto in voga, diciamo, almeno io non la dico spesso la parola valori, sai, mi sa tipo onore, tutte queste parole un po'... No, valore, probabilmente i valori sono utili per riuscire a, cioè, a allora, vivere la, nel mondo, discorso... solo che la conversazione... No, scusa, no, l'ultima cosa soltanto, il discorso è prendere per il culo le parole. Serio del mondo. Appunto, cioè, sei troppo serio, non è possibile che una persona che ha fatto, che fa... del prendere per il culo le parole e quanto siano ambigue a seconda del contesto, a seconda di come vengono dette, cioè non importa quello che dici, ma anche come lo dici. Sì. Cioè, se io ti dico l'uvolo vino e so serio, te mi dici sì o no, se te lo dici invece come in un senso ironico diventa una roba che fa ridere. No, però l'argomento, cioè, è serio. Ma l'argomento è serio, non conta un cazzo, rape is funny, no? Nel senso, cioè, sei preso male da questa Italia, sei preso male, se io ti chiedo una roba politica ti prendi male. Sono preso male perché non la capisco, cioè è come se mi fai una domanda a cui non so rispondere, la domanda mi chiedi la materia che non ho portato all'esame. E non riesco neanche a studiarla, cioè non so dove andare a studiare, quindi dammi un libro, me lo studio e poi ti parlo della politica. Bene, allora intanto fammi un saluto alla settimana popolare. Saluto alla settimana populista 1-1.